Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Profumo gentile
Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Tutto nel mondo e burla del venerdì sera. È chiaro che iniziare con un ascolto come questo significa essere andati in paradiso e poi essere ritornati. Abbiamo quindi ascoltato chi? La grandissima Mirella Freni, che stasera cercheremo di ricordare nel miglior modo possibile. Insieme a me ci sono sempre gli altri due Chipman e quindi salutiamo Alvin Valerio Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti a tutti. Buonasera e poi salutiamo Simon Max. a tutti, ciao Teodor. Ah, grazie, ecco, volevo vedere se qualcuno si Ciao ricordava Teodor, di Teodoro. scusami. Ecco, buonasera, ecco, grazie. Allora, questa è una trasmissione che Ameria Radio, no? Con tutto il suo staff, quindi con tutti i Chipman e anche con gli altri componenti della radio, è stata fortemente voluta e cercata. E finalmente questa sera coroniamo quello che è diciamo, il nostro sogno, quindi il nostro progetto va finalmente a buon fine. Con chi ricorderemo Mirella Freni? Ricorderemo Mirella Freni con due ospiti d'eccezione. La prima è la regista e coreografa, nonché amministratrice del gruppo Omaggio a Mirella Freni su Facebook, Valentina Escobar. Ciao Valentina. E Buonasera a tutti. poi, dulcis in fundo, abbiamo l'onore di avere con noi Micaela Magera, nonché figlia di Mirella Freni. Ciao Micaela e grazie. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Allora, dai volti che ho visto durante l'ascolto dell'amico Fritz, ho percepito, ma come era ovvio che fosse, la magia che questo brano ha risvegliato sia in Micaela che in Valentina. Micaela, ho visto un po' di lucciconi dall'altra parte. Ma sì, poi anche tenerezza e commozione, ovviamente, vabbè, quando sento mia madre è sempre così, ma anche la tenerezza di sentire una voce giovane, molto giovane, di ricordarmi com'era quando appunto ha fatto per la prima volta Suzel alla Scala, era il 63, quindi mia mamma aveva 20, aspetta, 28 anni, mi sembra più o meno, all'incirca, sì, direi di sì. Non sono, io sono un po' discalculica, fate i conti voi. Poi immaginarla anche quando cantava da bambina, perché il ruolo di Suzel, il duetto delle ciliegie, era uno dei suoi pezzi abituali, che cantava a tutti i concertini parrocchiali dove andava da bambina, ancora con solo delle velleità canore, ecco, non era ovviamente una cantante, però lei sapeva benissimo che sarebbe diventata una cantante lirica. Quindi si allenava col duetto delle ciliegie insieme ai suoi zii, o lo zio Dante o lo zio Rodolfo, che erano dilettanti cantanti. Ecco, quindi mi fa tenerezza, ecco, questo Figurati. ricordo. Anche perché poi è nata in un posto dove se uno fa cadere un soldino esce fuori musica lirica, quindi, Eh sì. quindi non poteva essere altrimenti. Sì. Valentina, senti, allora, raccontaci un attimo il tuo rapporto con Mirella Freni. Oh, il mio rapporto con Mirella Freni coincide con lo stesso rapporto che ho con Micaela. Ci siamo conosciute quando anch'io ero bambina, 10 anni, durante la tournée con il Teatro Comunale di Bologna dell'Adriana. E da lì è nato l'affetto sicuramente eterno, infinito, ma immediatamente una stima immensa, al punto che
Proprio per lei ho deciso che da grande avrei studiato anch'io per vivere anch'io di teatro, pur non cantando, perché non sono una cantante, non ho, come si sente, la voce da cantante, ma quello è stato il mio destino grazie all'arte di Mirella che mi ha immediatamente conquistata. E da lì è continuata l'ammirazione e la profonda stima che continuerà sempre, tuttora. Bene, Valerio, ti Allora, lascio l'agone, vai. io voglio condividere, come avevo già parlato con Micaela, che ringrazio dal più profondo del cuore per l'amicizia, l'affetto che ha dedicato a noi e che dimostra sempre. Io ho dei ricordi bellissimi di Mirella Freni. Innanzitutto, io ho avuto la fortuna di sentirla per la prima volta in Mimì e sentire la Freni cantare il ruolo di Mimì è stata una delle, sono quelle pochissime esperienze che ti capitano nella vita di avere un'enorme aspettativa. E tante volte queste enormi aspettative poi vengono deluse. Perché sai, mitizzi talmente l'attesa che poi invece magari ti capita di dire, vabbè, poi è tutto qui. E invece assolutamente, io ricordo questo momento in cui si aspettava appunto l'entrata di Mimì e un'enorme emozione perché è stata, e lo dico senza nessun tipo di ombra di dubbio, la più bella voce lirica italiana che abbia mai sentito. Una rotondità di emissione, una perfezione di intonazione, una dizione, un qualcosa di straordinariamente unico. E è stata veramente una bellissima esperienza. Io poi ho avuto occasione di sentirla più volte in Mimì e in Fedora. E devo dire, ogni volta era una sorpresa e è stata veramente la fautrice delle mie più grandi emozioni musicali, delle emozioni che ti rimangono nell'anima e questo penso che siano delle cose irripetibili. Quindi davvero grazie Mirella e questa serata la dedico a lei con tutto l'affetto e una gratitudine immensa, davvero. Ringrazio da parte sua, io mi commuovono queste parole veramente. Scusate, io intervengo, ma sì, sono molto belle. Mi piace molto anche sentire che poi mia mamma sia riuscita nella sua carriera ad avvicinare poi tanti giovani alla musica lirica, appunto. Qua abbiamo la Valentina e Valerio, i due Vale che si sono avvicinati grazie a lei al mondo della lirica, insomma. Sì, Bene, quindi. guarda, ti dico veramente proprio stato. Lo sai che cioè, si sente. Cioè, io voglio che per te, ma so che tu hai già capito, ma anche il nostro pubblico, quanto sia davvero sincera questa cosa. E per me è un'emozione forte, un'emozione davvero bella. E quindi ti dico, questo voglio iniziare con questo ricordo. Ecco, tutto qui. Ma penso che Valentina non può che condividere, perché anche lei avrà vissuto un'esperienza simile o avrà visto tanti ragazzi che hanno vissuto questa esperienza, perché io ti dico, la prima volta che l'ho sentita non avevo 14-15 anni, quindi piccolino, insomma. Assolutamente, confermo i brividi che faceva venire appena entrava in scena. Aveva sì una voce strepitosa, ma una presenza scenica che poche artiste hanno. E lei stessa lo ammetteva in tante interviste che abbiamo ritrovato con Micaela. Lei viveva il personaggio, entrava nel personaggio, nell'anima del personaggio. E questa emozione che lei stessa viveva immediatamente trovava
un filo magico con l'aspettatore, col direttore, con i direttori con i quali lavorava e con i suoi colleghi. Era una magia vera e propria, un incanto, non potevi non seguirla, non potevi stare con lei, musicalmente e emotivamente. Certo. Vai Max. Sì, io come Valerio ho sentito però per l'ultima volta Mirella Freni dal vivo al Teatro dell'Opera di Roma nel lontano, ormai 1992, era un febbraio, mi ricordo benissimo, proprio nella Bohème, diretta dal maestro Daniel Oren. E ho ancora impresso proprio l'ingresso di Mimì frase scusi, di grazia mi si è spento il lume, quando semplicemente ad accennare queste brevissime parole, cioè un brevissimo canto, il teatro già era in tripudio, era venuto giù, proprio a testimonianza di come era amata Mirella Freni dal pubblico, dal suo pubblico, ma dal pubblico dell'opera. Ed eravamo ancora negli anni 90, quindi quando probabilmente c'era un pubblico ancora più, forte, ecco, usiamo questo termine. E quindi ho ancora impresso quel momento, l'ingresso di Mimì in palcoscenico in una edizione della Bohème con la scenografia di Franco Zeffirelli, che fece per il Teatro Metropolitan di New York, e credo che fosse una tournée che quella edizione stava facendo, quella produzione, o meglio, di Zeffirelli, stava facendo un po' in tutto il mondo, appunto per ricordare il decennale, mi sembra, della prima che venne fatta al Metropolitan di New York. Quindi ecco, mi associo a quello che hanno detto sia Valerio che Valentina, a questa magia che si creava, questo alone di magia, semplicemente all'ingresso di Mirella Freni in palcoscenico. Oh, invece, per quanto mi riguarda, io sono arrivato a Mirella Freni tramite il fratellino di latte, perché io sono un pavarottiano di ferro e quindi mi ci sono imbattuto con la Bohème, la registrazione famosa, quella di Karajan. E devo dire che la cosa, è tutt'oggi, quando, l'ascolto, un'esperienza irripetibile, soprattutto il duetto finale del primo atto. O Soave Fanciulla, credo che sia uno dei momenti più alti della musica lirica, ma cantato da loro due andiamo ancora al di sopra, perché c'è un'emozione che veramente mi fa prendere i brividi a tutt'oggi. Una cosa che mi piaceva dire su Mirella Freni dal punto di vista proprio della voce, un colore sicuramente unico, come tutte le grandi cantanti, che ha, diciamo, adottato, cioè che ha adottato una tecnica perfetta per poter rimanere intatta nel tempo e adattandola ai vari repertori, perché non ci scordiamo che siamo partiti da Mozart e abbiamo finito con l'Adriana Lecouvreur. E non è che parliamo di un salto piccolo. E lei ha, diciamo, con la sua tecnica, la sua intelligenza di artista, è riuscita a arrivare intatta a fine carriera e con veramente un colore, come diceva Massimiliano anche nel 92, ancora bello, cristallino, con una rotondità che l'età non aveva rovinato. Detto ciò, mi piacerebbe sapere da Micaela, se non sono troppo indiscreto, Dimmi. che noi, detto ciò, immagino, e anzi sono quasi sicuro, anche perché ne abbiamo parlato anche l'altra sera quando ci siamo conosciuti, che ascoltando anche delle sue lezioni registrate per disco, ho immaginato che lei fosse una persona molto molto scrupolosa nello studio e nell'affrontare i vari ruoli. Quindi questo suo stacanovismo sicuro che metteva nella sua professione, invece come mamma? Ah, beh, come mamma più o meno era bella rigorosa anche come mamma, cioè mamma mia,
insomma, era la dolce Mirellina, era poi un carabiniere. Ma ti ha cresciuta bene, però. Sei cresciuta bene, Micaela, dai, ammettilo. Non mi lamento mica, però era, diciamo che dei miei genitori era la parte dura, poi poveretta, capisco anche la difficoltà che poteva cioè provare, perché quando veniva a casa e magari appunto era rimasta lontana per chissà quanto tempo, e comunque doveva imporre delle regole che mio padre non imponeva mica. Mio padre era lato tenero, insomma, morbido della coppia. Come tutti i papà, poi verso le figlie femmine. Certo. Qui hai tre papà di figlie femmine, quindi. Esatto, quindi. Sì, No, visto. pensare appunto che questa poverina veniva a casa, magari aveva voglia di stare a casa tranquilla, serena in famiglia, soprattutto quando io poi ho attraversato il periodo dell'adolescenza, che ovvio come tutti, magari c'è qualche protesta la facevo anch'io, insomma, anche se ero una bimba buona, buona, buonissima. E lei, porca miseria, invece che godersi le gioie casalinghe, doveva litigare, imporsi, fare, cioè sì, veramente devo dire che la sto, ogni giorno che passa la rivaluto sempre. Volevo, visto che siamo, che Paolo è entrato un pochino in quello che è la sfera familiare, l'intimità, no? Io ho letto, perché oggi leggiamo tutti in rete si riversa tutto, quindi non è nemmeno una cosa segretissima. È vero che tu, Michela, hai rischiato di nascere dentro il teatro, di Modena? È vera questa notizia che ho trovato o no? Sì, beh, mia mamma, esattamente come era successo a lei, perché mia mamma è nata, praticamente mia nonna è dovuta scappare dopo il primo atto dei Pescatori di Perle, perché era a teatro a vedere i Pescatori di Perle, e poi le sono venute le doglie ed è dovuta andare all'ospedale. Mia madre ha fatto lo stesso. A lei si sono rotte le acque dopo il primo atto di Bohème, questa Bohème che ritorna sempre, che in casa nostra è importantissima, insomma, Certo. ha un significato particolare, e io sono praticamente, non dico nata, perché poi ovviamente mio padre poi ha accompagnato subito mia mamma a casa, io sono nata a casa invece, e quindi si vede che chissà, la musica ci emozionava tanto che ci Certo. eccitavamo e volevamo nascere, cioè non Oh, abbiamo le prime richieste sulla chat della nostra trasmissione. Allora, c'è la prima domanda che è un po' più tecnica, ce la teniamo per dopo quando arriveremo a parlare di questa bohème che ormai gira, Esatto, gira, certo. gira, gira. C'è la nostra ascoltatrice Mirella che mi chiede una cosa, poi ecco l'omonima perché chiede una Mirella. cosa molto importante. E come cuoca, come Beh, guarda, no, da giovane era proprio bravina, da giovane sposa era molto brava, anche perché come regalo di nozze mio padre, sai, erano altri tempi comunque, e mio padre le aveva regalato il Talismano della Felicità, che era un libro di ricette di un cuoco famoso, adesso non mi ricordo come, chi fosse. Un cuoco famosissimo dell'epoca, quindi lei si cimentava con torte di mele, arrosti ripieni, cioè era proprio bravina. E, tant'è che poi anche quando io ricordo i tempi
i primi tempi, insomma, in cui si andava in tour all'estero, non so, a Glyndebourne, soprattutto a Glyndebourne, ecco, si affittavano delle case, degli appartamentini, delle villette, eccetera, e pian pianino arrivavano a mangiare quasi tutte le sere tutti gli italiani, perché volevano e gli spaghetti, e mia madre cucinava per tutti. Poi col tempo un po', e la capisco perché sto facendo la stessa cosa anch'io, col tempo ci ho perso un po' la passione, ecco. Sì, un pochino sì. Oh, se voi siete d'accordo, io ridarei la parola a Mirella Freni. Che ne dite? Assolutamente. Allora, io andrei ad ascoltare Prendi per me, sei libero, dall'opera Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Ascoltiamo. Ora ci spiega che mi lasciate. Io sì. Null'altro a dirmi avete? Null'altro. Ebbene, e niente. Poiché non sono amato, voglio morir soldato, poiché
gioia. Bene, siamo rientrati dopo aver ascoltato l'aria del Elisir d'amore cantata appunto da Bella Freni, prendi insieme al tenore Nicolai Ghedda, una registrazione del Teatro dell'Opera di Roma con direttore Francesco Molinari Pradelli. Volevo fare una domanda a Valentina Escobar. Come nasce l'idea di una pagina Facebook dedicata a Mirella Freni? E poi anche cosa significa oggi l'opera all'interno del social? Cioè è imprescindibile questo binomio oggi come oggi per la divulgazione degli eventi, ma anche per radunare i vari diciamo, appassionati e non solo di opera, perché ci sono anche addetti ai lavori, oppure insomma, ecco, come la vedi un po' questa cosa? Allora, questo gruppo è nato l'anno scorso in pieno lockdown, e oggettivamente ci siamo avevamo iniziato semplicemente con YouTube. Poi io e Micaela ci siamo detti: sì, ma che senso ha caricare dei video così belli e così importanti solo su YouTube? Troviamo un altro modo, anche un'altra fonte, per non solo per riascoltare Mirella, ma per dialogare anche con il suo pubblico online insieme. E ci siamo accorti che il gruppo ovviamente era lo strumento, ed è tuttora lo strumento più immediato. La cosa interessante del gruppo, la cosa bella, è che il pubblico del gruppo è fatto sia di appassionati ormai di quasi tutte le età. Siamo riusciti a conquistare anche i giovani, quindi le persone che non potevano conoscerla direttamente per motivi anagrafici ovviamente, ma è fatto anche da addetti ai lavori e da colleghi. È bellissimo vedere l'amore nei confronti di Mirella che c'era prima, che continua anche da parte di colleghi cantanti. Abbiamo tra noi anche Luciana Serra, che da gran signora qual è, ogni tanto zitta zitta entra e ci lascia i cuoricini. Poi ce ne sono tantissimi altri, e questo è un vecchio modo di vivere il teatro, che speriamo continui. Cioè anche in questo Mirella è grandiosa, perché continua, l'amore per lei continua e continuerà sempre. È stata una grandissima diva senza esserlo. La sua voce è divina, la sentiamo ancora, ma è sempre stata davvero umile e una
l'essere umano, non c'era persona, tranne vabbè gli invidiosi, quelli ci sono sempre con tutti, ma una persona che è rimasta nel cuore di tantissimi, del pubblico, di sovrintendenti, di direttori, di tecnici, di macchinisti, tutti quanti. Quando per cercare il materiale d'archivio, nel gruppo pubblichiamo, apro una piccola parentesi, nel gruppo pubblichiamo sia video sia fotografie dalla collezione di Mirella e di Micaela, ma anche dagli archivi dei teatri che hanno collaborato e collaboreranno con noi. E tutte le volte che io scrivo le mail con la richiesta di materiale agli archivisti dei teatri, immediatamente si riaccende l'amore in loro, ma è un amore vero, non di opportunismo, di facciata, perché sì, bisogna ricordarla, ma assolutamente autentico. Quando ho chiamato l'estate scorso ormai il tecnico di Torino, che è lui che mi ha messo in contatto con l'archivista, parlando al telefono mi raccontava delle cose, dei ricordi bellissimi di quando ascoltavano insieme la partita a casa con Giaurov da una parte. Quindi è rimasto, è grandiosa Mirella, perché è rimasto vivo in tutti noi sia il ricordo bellissimo, artistico, meraviglioso, ma anche il lato umano, autentico. Ed è una grandissima, diciamolo tranquillamente, una grandissima non solo lezione di vita, ma di teatro e di vita, di modo di vivere il teatro, cosa che purtroppo di questi tempi non sempre è così. Durante un'intervista che ha fatto alla sua festa di compleanno degli 80 anni alla Scala, lei finiva il suo discorso bellissimo dicendo: a me non interessa la competizione, io sì, i soldi, poi ovvio, una grande cantante c'ha anche i compensi adeguati alla qualità della sua voce, ma lei diceva: io canto perché mi piace cantare, perché mi diverto, faccio il mestiere che amo. È vero o no, Micaela? Sì, sì, beh, infatti lei è sempre... fino all'ultimo giorno lei ha sempre detto: io sono una donna fortunata perché ho potuto fare quello che desideravo, cioè ho fatto il lavoro che mi piaceva, l'ho fatto al meglio, come meglio potevo, e quindi sono veramente una persona fortunata. E le stesse parole poi le ho sentite dire dalla sua cara amica, devo dire, la Teresa Berganza, che anche lei mi ha detto le stesse cose. Ma sai, Micaela, noi siamo state fortunate perché abbiamo cantato, ci piaceva cantare, abbiamo fatto quello che ci piaceva fare. Questa è una fortuna incredibile, cioè, insomma. Sicuramente. C'è un'ascoltatrice. Per tornare alla tua domanda dei social, è ovvio che l'emozione che trasmette il teatro non è mai la stessa che trasmette un video, questo è evidente, ma è assolutamente un mezzo, la tecnologia ci aiuta tantissimo, non può essere ovviamente l'unico vincolo, l'unico mezzo, ma in questo caso ci aiuta tantissimo, soprattutto i video, cioè rivedere i video degli spettacoli e il suo rapporto con il pubblico ai ringraziamenti, cioè lei quante volte ha cantato in vita sua? Prima sono andata a rivedermi su un bellissimo libro tutto il suo repertorio. È impressionante. Cioè uno dice: sì, è arrivato a 85 anni, ha lavorato per 50 anni. Ho capito, ma come ha lavorato per 50 anni? Ha lavorato in continuazione, ha cantato in continuazione. Quindi, nonostante tutto, in tutto il mondo, Mirella Freni è il mondo. È il mondo, rappresenta l'Italia nel mondo, per questo
è importante, è doveroso ed è un atto d'amore, ma anche un atto etico. Fondamentale ricordarla. E ci auguriamo che anche, diciamolo tranquillamente, Michela, tanto non c'è più niente di segreto ormai, anche un nuovo progetto che non sveliamo troppo perché è una sorpresa, ma stiamo cercando di far nascere io e Michela per avvicinare anche i più giovani, non solo alla lirica, ma alla sua arte, alla sua umanità. Ci auguriamo che anche i teatri, i grandi teatri ai quali lo stiamo proponendo, aderiscano con noi a questa idea di rivivere la storia, di tenere viva la storia. Questa mattina mi è capitato tra le mani, leggendo appunto su Facebook, a volte si leggono delle cavolate, ma a volte si leggono anche dei post molto molto interessanti. Un'amica attrice, che mica non nominiamo, se no le fischiano le orecchie, poverina, ma Michela conosce molto bene, ha condiviso un post di un signore che si chiamava Pierpaolo Pasolini, niente poco di meno, il quale diceva: l'Italia, se non ricorda la propria storia, le proprie radici, è un paese morto, privo di etica. Certo. Quindi ricordare Mirella Freni non è solo un atto d'amore mio e di Michela ovviamente come figlia, io come essere umano che le ha voluto un gran bene e continuo a volerlo, ma è anche un dovere etico, un dovere morale e artistico. Oh, adesso dite le cose bellissime che mi mettete quasi in imbarazzo. Allora, la verità, tesoro, è quello che lei è riuscita a costruire in tanti, 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 tanti anni. Mirella Freni è l'arte nel mondo, è l'arte nel mondo. Ha girato tutto il mondo e rivedere i video degli applausi bellissimi, cioè io piango come Michela piange, ma piango anch'io, sembro quella forte forte trattengo le emozioni semplicemente perché ho studiato recitazione, non ecco. Recito per la fortuna del pubblico, ma facendo regia ho imparato a lavorare anche con gli attori, quindi a controllare le emozioni, ma vi assicuro che vedere una grandissima artista come Mirella, che dopo tanti tanti applausi, dopo tante 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 recite, degli spettacoli che conosce non a memoria, ancora di più dall'inizio alla fine, che avrebbe tranquillamente potuto cantare anche dalla fine all'inizio, saltando da una battuta all'altra come si fa nelle prove musicali, vederla ancora, vederla sempre autentica, con lacrimoni, con l'emozione, è pazzesco. Cioè, quella è Mirella Freni. E quella sarà Mirella Freni nei ricordi più belli di tutti noi. Certamente. Io vorrei, prima di passare a Valerio, che sicuramente lo vedo fremere giustamente, io vorrei mandare un altro ascolto, poi... interverrà Valerio e poi c'è una domanda di una nostra ascoltatrice che dopo gireremo. Allora, Max, con che andiamo adesso? Vai. Ma se vogliamo rispettare la scaletta, sì. Andiamo con O rendetemi la speme dai Puritani. Devo dire che l'ho ascoltata oggi mentre preparavamo la scaletta per questa sera e devo dire che è un'esecuzione veramente straordinaria questa dei Puritani di Mirella Freni, che non immaginavo sinceramente. La conoscevo maggiormente in altri repertori, abbiamo detto Bohème, repertori verdiani, Simon Boccanegra, eccetera, eccetera, repertori della giovane scuola, Adriana. Non mi aspettavo, sinceramente, una esecuzione di questo spessore che trasmette delle sensazioni straordinarie, oltre a una tecnica che veramente è mirabile. Invito appunto ad ascoltare attentamente Mirella Freni nei Puritani. È una registrazione del 65, siamo sempre al Teatro dell'Opera di Roma. Franco Ferraris ne è il direttore. Pure,
Quello che ci stupisce maggiormente della carriera della Freni è che è stata veramente unica nel Novecento. Prima parlavamo di alcuni caratteri, cioè Max parlava del fatto di come soltanto con lo scusi iniziale di Mimì, la Freni riusciva a dare un'emozione, a costruire un personaggio. E devo dire che se io penso a una cantante ottocentesca che può stare per certi versi vicino a Mirella Freni, penso che sia Adelina Patti, sia per la straordinaria lunghezza della carriera, sia per un altro aspetto che è stato evidenziato da Paolo questa volta, la qualità incredibile di questa voce che non ha fondamentalmente avuto nessun tipo di momento di stanca, anzi ha fatto l'evoluzione più naturale che ci sia. Siamo partiti infatti da un repertorio, Elisir d'amore, Questi puritani, da lirico, secondo la categoria tradizionale, quasi lirico leggero, fino ad arrivare a un lirico puro, quale è appunto la Bohème, l'aria di Mimì, che sarà il prossimo ascolto. Io volevo sapere, ne abbiamo parlato così un pochino al volo con Micaela, ma questa evoluzione la si percepiva anche nello studio a casa, cioè ci sono stati dei momenti in cui o dei ruoli su cui magari ha lavorato di più, che davano delle difficoltà tecniche, non lo so, hai in mente qualche cosa o veramente gli risultava così facile? Perché l'illusione nell'ascoltare Mirella è che tutto è spontaneo e facile, però molto spesso il grande artista dà questa illusione e invece poi non è così. Ecco, un pochino ne abbiamo già parlato, però secondo me è giusto che lo condividi anche col nostro pubblico. Ma infatti ci tenevo a dire questa cosa, cioè, io credo che la grandezza degli artisti veri, e di mia madre anche, che considero una vera artista, sia proprio questa, cioè di far trasparire una spontaneità in tutto quello che fa, appunto. Forse Valentina ha detto prima che entra nel personaggio, sì, ci entra ed è il personaggio in quel momento, però Certo. c'è una ricerca e c'è uno studio dietro. Io, per esempio, adesso sentendo, ho una memoria purtroppo da elefante, cioè, sentendo i puritani mi è venuto in mente lo studio feroce per preparare anche quest'aria, che sicuramente non, per quello che riguardava le colorature, non sono mai state il forte, diciamo, il cavallo di battaglia di mia madre, quindi lei faceva fatica, però l'impegno, lo studio e soprattutto la volontà di rendere tutto quello che, cioè di rendere queste anche colorature in un modo espressivo, ecco, e Certo. ogni nota era pensata in qualsiasi ruolo, ogni nota era meditata per trasmettere l'emozione, la parola della parola, cioè io sono stata attenta adesso, cioè quando dice detta fretta oppure essa piange, ma è tutta una modulazione diversa di voce, di intenzioni per trasmetterti un pathos che è. Ti rende anche il carattere del personaggio, insomma, e tutti Certo. i grandi artisti, questo è uno studio che hanno, credo, una caratteristica che hanno tutti i grandi, ecco, e che
temo un po' la sensazione, non sempre, però un pochino si è persa questa profondità di interpretazione. Cioè, si sentono tante belle voci, ma a volte non sempre. Poi infatti, quando si sentono poi quelli che vanno a fondo, cioè impazzisci. Assolutamente, assolutamente. E allora credo che poi, insomma, mia mamma, appunto, il valore di mia madre sia anche quello un po' di cogliere questa profondità nella preparazione, nello studio, che poi appunto dal di fuori viene spontanea, appare spontanea e quindi conquista appunto il pubblico anche giovane, perché non sembra neanche così studiata, ecco, però lo studio c'era dietro. Immagino. Ma infatti la grandezza, hai detto giusto, è l'illusione dell'immediatezza, cioè tutto lo studio viene riassorbito poi in una comunicatività immediata, che secondo me è questa forza di comunicazione spontanea, è quella che la rende un interprete pucciniana strabiliante, anche perché io penso che anche i due ruoli che poi canonicamente a teatro non ha mai fatto, quali sono Tosca e Madame Butterfly. Madame Butterfly, c'è anche quel video stupendo di Ponnel, che è un film opera, forse al di là di lei, ma anche per il bellissimo lavoro che ha fatto Ponnel. Domingo è anche, proprio sono credibili, sono proprio belli anche da vedere, ci sono anche una bellissima edizione, però sono due opere che lei non ha mai fatto in teatro, però sono due edizioni stupende, come altra suo grandissimo capolavoro, tra l'altro degli anni più vicini a noi, una incredibile Suor Angelica, che forse è una delle più belle edizioni di un'opera di una difficoltà incredibile. Guarda, Suor Angelica non riusciva, cioè è riuscita a fare il disco, ma non riusciva, io l'ho vista, guardarla alla televisione, hanno fatto vedere non tanto tempo fa un'edizione proprio dal Teatro di Modena con la Marilli Nizza, che era stata bravissima. E, insomma, mia madre, poverina, dall'inizio alla fine in Suor Angelica le scendevano i lacrimoni, cioè non proprio una fontana, non riusciva, era più forte di lei. Infatti diceva, oh, io non riesco a cantarla, cioè sì, l'aria anche, però quando c'è tutto il momento, il duetto con la zia, eccetera, eccetera, lei stava, cioè non reggeva. Era un'emozione incontenibile. Volevo tornare un attimo su Madame Butterfly. Il fatto di non averla mai cantata in teatro è stata una sua scelta? O sì. Sì. No, immagino che non mancassero ingaggi per Madame Butterfly, visto appunto che c'era anche il video che ha citato poc'anzi Valerio con Placido Domingo e con Herbert von Karajan, se non parlo, come direttore, giusto? No, gliel'hanno chieste e richieste. Lei sosteneva, sai, oh, mia mamma, poi appunto avete detto una delle più longeve carriere, perché poi era veramente rigorosissima. Lei aveva un rispetto per la sua voce che andava al di là di tutto, per il suo strumento. E lei diceva che la Butterfly cantata in teatro ti uccideva, ti scassava la voce, quindi lei non l'affrontava. Ecco. Poi sempre anche poi questa per questa emozione anche che ti dava la parte, insomma, certo, che era veramente incontenibile. Ha fatto solo l'ultimo atto in una di quelle serate al Metropolitan di gala, dove invitano tutti i grandi e li mettono insieme a cantare, non so, un atto di un'opera, un atto di un altro, eccetera, eccetera. E infatti ha fatto
in teatro solo l'ultimo atto di Butterfly al Met, dove ha fatto peraltro anche l'ultimo atto del Rigoletto, cosa inaudita. È vero. Sì. Non nella stessa serata, ovviamente, certo. Guai mai. Questo ci riporta all'evidenza di quello che spesso diciamo con Paolo e Valerio in trasmissione, che i cantanti di una volta sapevano dir di no a certe cose con cognizione di causa, ragionando, sì. Mentre oggi i cantanti sono più portati ad accettare un po' tutto, anche qualcosa che delle volte va non soltanto ad uccidere le corde vocali perché è un'opera massacrante, ma anche delle cose che le uccidono perché è proprio fuori il repertorio del singolo artista. Ed ecco perché non avremo più personaggi come Freni, Pavarotti, è inutile, ne ho citati solo due perché sono quelli che ho più nel cuore, ma potremmo fare un elenco enorme. Adesso, prima di arrivare a Mimì, introduciamolo in questo modo con una domanda di una nostra ascoltatrice. Allora, per tutto il pubblico, Mirella Freni e Mimì, vogliono sapere i nostri ascoltatori qual è stato il rapporto di Mirella Freni con questo personaggio e con questo ruolo, quindi come lo affrontava, come se lo sentiva, anche perché insomma è la Mimì per eccellenza. Sì, beh, indubbiamente il ruolo di Mimì era congeniale proprio come vocalità, come espressività, come tutto. Però c'è una cosa curiosa che ho trovato poco tempo fa. Trovato una lettera che lei scrive a una sua amica all'età di 15 o 16 anni e le dice e le racconta che sta studiando l'opera del Bohème e insomma e dice l'ultimo atto non mi riesce proprio a entrare in testa, io non so come mai, faccio una fatica, non ci riesco. Poi ci è riuscita. Però, bene. Sì, aveva 15 anni, c'era proprio una ragazzina e ho detto ma guarda te che poi l'ultimo atto è stato proprio l'atto su cui Karajan l'ha presa, cioè lei ha sempre raccontato che quando le ha fatto l'audizione, diciamo, per definitiva, per confermarla nel ruolo di Mimì alla Scala, non le ha fatto cantare Mi chiamano Mimì o le arie, è partito dall'ultimo atto. Quindi... Insomma, beh, considerando che a 11 anni mi sembra che partecipò ad un concorso cantando Un bel dì vedremo, no? Ci siamo, insomma, siamo con la lettera. Sì, e l'ha studiata comunque parecchio, vedi, ha cominciato presto. C'è la nostra ascoltatrice che dice, per fortuna, pensa se le entrava in testa che cosa succedeva. Allora io farei a tutti, noi compresi, il bellissimo regalo di sentire il Mi chiamano Mimì di Mirella Freni. Thank you.
scrivo ancor tre righe a volo. Chi so? Amici. Non son solo, siamo in due. Andate da Mnus, tenete il posto, ci saremo a posto. Allora, eccoci qua. Siamo rientrati dopo questo bellissimo ascolto. Io volevo far intervenire Valentina. Allora, Valentina, abbiamo parlato prima dei social, abbiamo parlato quindi del gruppo, dei progetti. Fai capire che dietro alla figura di Mirella Freni si sta per muovere qualcosa di molto interessante, che chiaro non ti estorceremo assolutamente, non ci proviamo neanche. Però quello che mi piacerebbe sapere, tu e Micaela chiaramente, state affrontando un percorso, da quello che ho capito, molto interessante sulla figura di Mirella Freni. Mirella Freni è stata una cantante che ha tenuto molto ai giovani, perché come dicevamo prima con Micaela, avendo grande rispetto di questa professione, avendo anche iniziato molto giovane, perché leggevo oggi che ha iniziato con un concorso a Leyer, se non vado errato, sì, quando sì, era bambina, a dieci anni, penso che voi vogliate tramandare questa, questa filosofia di Mirella Freni verso i giovani, forse anche per bloccare quell'emorragia di cantanti che c'è adesso, come dicevamo prima, che non riescono probabilmente a farsi diventare, no? E a far sviluppare quello che è il loro dono. Ci ho preso un po', Valentina? È fondamentale. Mirella Freni, oltre che Mirella Freni, era ed è Mirella. Quindi rappresenta la vita del teatro. Non c'è vita se non c'è identità. L'identità è fatta dal rapporto, dal totale equilibrio tra passato, presente e futuro. Se no, noi abbiamo avuto la grandissima fortuna di avere artisti come Mirella. Nessuno di noi, essere umano, è eterno fisicamente, ma soprattutto in questo momento dove, diciamolo tranquillamente, tanto la realtà è davanti agli occhi di tutti, il Covid sta massacrando il mondo del teatro. Se noi non facciamo tesoro di quelle che sono le nostre radici, noi perdiamo ancora di più quello che abbiamo già perso. Mirella Freni amava i giovani, amava la vita, qui ovvio, amava la vita, quindi chi ama la vita non può non amare i giovani che rappresentano il futuro. Quindi far conoscere Mirella Freni ai giovani non significa assolutamente presentare dei progetti cosiddetti inferiori, ma al contrario, dei progetti che sono assolutamente fondamentali, non solo per tenere in vita la sua arte, ma per tenere in vita il teatro stesso. Le nuove generazioni, dove per nuove generazioni intendiamo sia i giovani professionisti che non devono imitare Mirella Freni, perché Mirella Freni è unica. Se un giovane cantante, un giovane soprano si mette a cercare di imitarla, primo si scassa le corde vocali perché non ha le sue, prima di tutto. Secondo, non ci riuscirà mai, si crea dei traumi sicuramente psicologici perché non ci arriva e quindi di conseguenza anche vocali. Ma ascoltare Mirella Freni è fondamentale per i giovani cantanti. Poi ogni cantante ha la propria fisionomia, ha le proprie corde vocali, ha la propria voce. Quindi è ovvio che da lei è importante capire la tecnica.
Cioè, quando io l'ascolto, pur non essendo cantante, non solo riconosco la tecnica, ma mi viene spontaneo respirare con lei. Mirella Freni riesce ancora, attraverso la magia della tecnologia, a far vivere i personaggi non solo attraverso la voce, attraverso il canto, attraverso il fisico, quando ci sono i video che la vedono in scena, ma attraverso le pause, attraverso i respiri. Guardate che non è da tutti. Non è da tutti. Io lo dico sempre anche ai miei giovani allievi cantanti ai quali insegno arte scenica. Voi non la dovete imitare, scimmiottare, perché primo non ci arriverete mai, secondo sareste solo la brutta copia e ci fareste una figura pessima, ma cercate di rubare in senso buono quello che potete, ascoltatela, cioè seguite, non solfeggiate, ma capite dove respira e capite attraverso quei respiri che cosa riesce a ricreare fisicamente e vocalmente. Quindi deve essere un modello per i giovani, non solo per i giovani professionisti, ma anche per i giovani spettatori. Se i teatri, se anche le grandi istituzioni non investono in progetti dedicati ai giovani per creare, non solo per creare il nuovo pubblico, con tutto il rispetto per il pubblico più anziano, che io stessa adoro ed è una preziosissima risorsa dei teatri italiani, ma non è sufficiente, e soprattutto spiegare ai giovani l'arte di Mirella ha anche un lato educativo, non solo artistico. Certo, io quello che volevo aggiungere a quello che dicevi tu, che oltre c'è da riformare un pochino anche il sistema delle agenzie, Valentina, c'è da risistemare anche un attimino tutto quello che fagocita questi ragazzi, perché la chimera del guadagno facile e le tante proposte. Parliamo di Butterfly per Mirella Freni, ma qui altro che Butterfly, ai giovani d'oggi viene fatto fare Marrico a chi neanche riuscirebbe a fare Nemorino. Cioè c'è una diversità di approccio. Io mi ricordo 20 anni fa, quando io ero in carriera, che il mio agente mi diceva: guarda, questo lo puoi fare, ma questo no, fai questo, fai quell'altro, occhio a questo. E oggi non è così, oggi ti chiamano, ti dicono: guarda, devi andare a fare l'amico Fritz, come se fosse una cosa semplice, e poi magari un ragazzo, un tenore giovane che si rompe la voce. Oggi è così, questo va riformato, va fatta una cultura nuova. Per quello dico che Mirella per i giovani è anche un grande modello, davvero la frase storica che è passata, ce la ricorderemo sempre: la grande carriera si fa con i no. Certo. Sì, perché Mirella ha avuto il coraggio di, amando la sua voce, amando il suo lavoro e facendolo da grandissima professionista, ha avuto il coraggio di affrontare il repertorio giusto, certo, al momento giusto e di dire no. È vero o no, Micaela? Sì, certo, infatti. Poi volevo, infatti, sai, non vorrei che si fraintendessero questi intenti, queste intenzioni che abbiamo noi come, cioè, operazioni nostalgiche, non, assolutamente no, perché appunto, cogliere gli esempi buoni da quello che c'è stato prima di noi può aiutare ad andare avanti. Infatti, certo, io per esempio adesso vorrei, forse adesso si scateneranno contro di me i tradizionalisti eccetera, però ho visto, mi è capitato di vedere di recente l'Adriana Lecouvreur, quella prodotta dal Teatro di Bologna adesso, sì, film, sì, molto moderna, sì, molto, sì, con la Cristina Opolais. Opolais, sì,
Sì. Beh, insomma, a me è piaciuta moltissimo e ci ho colto un filo. È ovvio che, cioè, non si può dire, appunto, non si può pensare che un giovane possa imitare la Freni, possa imitare la Callas, possa imitare, però c'è un filo, io ci ho colto un filo di continuità interpretativa che mi è piaciuto molto, ecco. Poi, i gusti sono gusti, magari. Ma assolutamente. Ma vedi, quello che dici tu, Michela, non è che, cioè, almeno a mio modo di vedere, me ne assumo la totale responsabilità, non è che c'è una nostalgia, una non nostalgia, c'è il buon teatro e le buone pratiche del teatro, che è diverso. Che poi si evolve anche certo, come forme, come regie, come tutto, però certo, se non hai le basi, se certo, le basi le hai piantate sulla palude, poi sprofondi, insomma. Assolutamente, assolutamente, questo sì, è il teatro di oggi, giusto? Un cantante senza appoggio non canta. Certo. Sì. Un artista, se non ha le proprie basi, un artista, la cultura, se cancella il passato, si fa del male da solo. Certo. Sì, sai, purtroppo io sentivo, mio papà insegna ancora parecchio e a volte adesso devo dire che ultimamente è piuttosto soddisfatto dei suoi corsi, cioè, perché si vede che evidentemente trova dei giovani che forse adesso sono più studiano di più, sono più bravi, non lo so, ma tempo fa si lamentava perché diceva, insomma, non è possibile che dei giovani che studiano e vogliono cantare non conoscano, non sappiano e non abbiano mai sentito Pavarotti, la Freni, la Scotto o Domingo o chi per esso, cioè cantano certo, così. Cioè, non è possibile, no, non è possibile. Ma, oltre questo, non hanno neanche la coscienza di quello che cantano. Sì, infatti. È successo molto, molte volte che uno parla con degli allievi delle scuole di canto di oggi che cantano, non so, un'aria dall'Elisir d'amore che neanche, non sanno neanche i momenti di chi è. Questo è un, diciamo, è un'esagerazione, ma se gli chiedi il personaggio in quel momento che cosa fa, non te lo sanno dire. Sì, infatti, allora sai, credo che un'opera un pochino educazionale, cioè che un'attività di educazione, insomma, sia appunto doverosa, ecco. Certo. Ma secondo voi, intervengo così un po' a gamba tesa, ma secondo voi non manca anche un po' il pubblico? Io prima, quando stavo parlando del pubblico del 92-93, che non è quello di oggi, sì, cioè sì, oggi se l'Arena... No, dicevo, se l'Arena di Verona ripete sempre gli stessi titoli, non vediamo più Andrea Chenier, non vediamo più Simon Boccanegra, non vediamo più il Boris Godunov, per esempio, un motivo ci sarà, perché probabilmente hanno provato a fare Ballo in Maschera qualche anno fa, con cast anche di spessore internazionale, e tutto sommato i rientri sono stati minimi. Anni fa hanno provato a fare la Gioconda e si chiude. Quindi c'è anche un po' il pubblico che manca, che stimola forse. Cioè, oggi la Scala forse è più semplice affrontarla rispetto a quando affrontavano i vari Pavarotti, Freni e tutta la schiera di quei cantanti, Callas, Tebaldi, eccetera, eccetera. Dico una cosa sbagliata. Sì, è per questo che io credo che, insomma, se non vogliamo che l'opera soccomba, perché poi, che fra l'altro è un nostro bene, insomma, è un nostro patrimonio, è nata da noi, bene o male, insomma, e fra l'altro appunto anche le origini, anche a Modena ci sono state con Orazio Vecchi e i suoi madrigali, quindi insomma io ci tengo particolarmente, ma se vogliamo che non soccomba bisogna che si insegni, cioè si faccia sentire anche ai ragazzi, ai giovani, ai bambini, cioè, perché una volta io mi ricordo quando ero bambina io la gente cantava le arie d'opera per le strade, cioè si sentivano, si conoscevano. Adesso, mamma mia, va bene, a me piace la musica rock, eccetera, però insomma mica solo quella, ecco. Certo. Cioè, ci vuole l'una e l'altra. Certo.
C'è una frase molto bella, scusate se intervengo, Prego. ma aiuta tutti quanti noi, per questo lo dico. C'è una frase molto bella che mi ha detto una direttrice artistica quando le abbiamo proposto il progetto, che è stata: Valentina, Micaela, osate. Ecco, per creare bisogna osare. Noi abbiamo osato. Adesso questo invito lo rivolgiamo, ma non perché vogliamo lavorare. Cioè, ovvio, io sono una professionista, visti Beh, certo. d'arte, visti d'amore, è una bell'arima dopo un po'. Io vorrei fare tante vacanze, invece. Bisogna anch'io non vedo l'ora. Ma noi non lo facciamo, cioè lo facciamo seriamente, ovviamente, ma non lo facciamo assolutamente per arricchirci. Non è quella la nostra intenzione, né umana né professionale. Ma rivolgo un invito ai direttori artistici: osate anche voi, osiamo insieme, abbiamo il coraggio di costruire insieme. Il pubblico va creato. Io ho lavorato tanti anni al Piccolo Teatro, ho lavorato 10 anni al Piccolo Teatro, dove aiutavamo a tenere viva la memoria di un altro grandissimo, nato 100 anni fa, tra l'altro, Strehler. E al Piccolo davvero ci sono persone che lavorano in continuazione sulla formazione del pubblico. I giovani vanno portati a teatro, ma non caricati sui pullman e scaricati dentro una platea. Vanno educati al teatro. Il pubblico adulto deve avere il coraggio di andare a vedere anche la Pulcella d'Orléans cantata in russo. Il pubblico c'è, il pubblico va informato, va formato. Richiede fatica? Sì, tanta, ma è fondamentale. Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Così come è fondamentale lo studio, dicevate prima lo studio di Mirella, sì, certo. Era severissima, lo sappiamo, ma per ottenere la qualità. E ascoltando una sua intervista, lei diceva che a 70 anni ha studiato, Micaela lo conferma sicuramente, la Pulcella d'Orléans, Giovanna d'Arco, che non è una passeggiata. E lei racconta che non solo studiava la sua parte, o quella dei solisti, ma studiava la parte del coro. Sì, poi sai. Studiava la parte del coro perché se no non riusciva a capire l'opera, voleva entrare nel vivo dell'opera. Purtroppo molti, e io li vedo perché ci lavoro anche con loro, molti giovani cantanti magari hanno anche potenzialmente delle belle voci, ma sono superficiali. Sì, vero. Si accontentano. Io canto, tu devi interpretare. Sì, questo. Se tu non interpreti, se tu non capisci cosa accade in scena e cosa accade al tuo personaggio, tu fai solfeggio. Sì. Non canti, non sei un artista, fai solfeggio. Vero, verissimo. È un bel argomento questo che richiederebbe 20 trasmissioni. Purtroppo però siamo arrivati verso la conclusione della trasmissione. Quindi sì. Io andrei avanti con il prossimo ascolto. Sì, assolutamente. Possiamo non ascoltare un Verdi. Vai, Max, vai. Allora andiamo ad ascoltare, sempre ovviamente interpretato dalla grandissima Mirella Freni, come in quest'ora bruna, da Simon Boccanegra. Claudio Abbado è il direttore dell'orchestra del Teatro La Scala di Milano. Thank you.
Benissimo, un'altra bellissima esecuzione di Mirella Freni che ci sta accompagnando alla chiusura della trasmissione. Però prima di andare via, facciamo intanto una promessa che a Maria Radio tornerà molto presto, speriamo, su Mirella Freni, anche perché c'è ancora tanto da dire. Spero che le nostre gratissime ospiti ci rifaranno il piacere e l'onore di stare insieme a noi. Poi Ameria Radio comunque è vicina a qualsiasi vostro progetto e darà luce a quello che vorrete fare e per quello che è possibile vi aiuteremo sicuramente perché state sposando i nostri ideali, quindi noi ci siamo, quindi contate su di noi. Valerio, Grazie. vai se, con una tua considerazione, una domanda, vai, è Ma tutto tuo. allora, guarda, sicuramente, allora, prima una brevissima considerazione storica su Mirella Freni, che è anche giusto dire questo, che con il Simon Boccanegra sicuramente c'è stata una svolta importante nella carriera della Freni e soprattutto si è cominciata a segnalare come grandissima interprete della seconda produzione verdiana. E quindi poi dopo il Simone sono stati appunto l'incontro con il Don Carlo, con l'Aida e poi anche in sede appunto di incisione, per esempio anche La Forza del Destino che presenteremo poi domenica proprio su Ameria Radio. E questo è sicuramente un dato importante. Dall'altra parte quello che, oltre al ringraziamento a Valentina e a Micaela per essere state qua con noi, è sicuramente il messaggio di una vivacità artistica sincera e schietta. E questo penso che sia il messaggio più importante che oggi ci lascia la grande parabola artistica e umana di Mirella Freni. E quindi assolutamente io sono felicissimo che ci sia questo progetto di cui ancora ci sono un po' di idea, diciamo, misteriosa, ma sono sicuro che sarà ottimo e ci sono tutti i presupposti perché sia importante. Soprattutto sono assolutamente con Micaela. L'opera è una delle nostre grandissime eccellenze. E la sensibilità, la capacità che abbiamo noi globalmente di fare opera e di propagandare opera, avendo appunto alle spalle una storia che è nostra, grandissima, è qualcosa che non solo non deve essere perduto, ma deve essere veramente conservato come un bene grandissimo, ugualmente a quello che può essere un'opera artistica meravigliosa, non so, tanto per dirne uno, la Cappella Sistina o il Davide di Michelangelo. Ecco, è questo il senso. E quindi io sono veramente felice di questo progetto. Quindi grazie per quello che avete intenzione di fare. Max? Beh, io voglio dire che è stata una bellissima trasmissione, una bellissima serata passata in vostra compagnia, soprattutto in compagnia delle nostre graditissime ospiti, ricordando una grandissima artista che ha dato moltissimo al teatro d'opera italiano e non solo, che ha dato moltissimo al suo pubblico e anche a chi purtroppo non l'ha mai potuta ascoltare dal vivo, anche per questioni anagrafiche, tuttora continua a trasmettere quelle sensazioni, quelle emozioni, quella grandezza che ha sempre donato a tutti. Allora, prima di chiudere con Micaela, la lascio per ultimo, Valentina, noi tanto ci incrociamo su Facebook, no? Quindi, però un'ultima cosa te la voglio chiedere. Il brano preferito tuo di Mirella Freni? Mi sa che coincide con lo stesso di Micaela. Adriana! Oh, qui ti volevo perché concluderemo la trasmissione proprio con l'Adriana Legodera. Allora, prima di salutare Michela, tanto non ci sente nessuno, senti un ricordo di mamma.
Ma guarda, mia madre era un personaggio incredibile, cioè proprio anche simpatica, anche spontanea, cioè era spontanea, era vera, ecco, in tutte le sue manifestazioni, cioè, era, infatti io ho sempre pensato che ricordasse molto, cioè il personaggio di Adriana, non dico che le fosse il più congeniale dal punto di vista musicale, non lo so, però sicuramente dal punto di vista caratteriale era proprio lei, cioè era come lei. Lei nella rabbia, nella gelosia, nelle cose belle, dolci, romantiche, la generosità, cioè era così, era vera, era tanta, era boh, vabbè, manca molto. Sicuramente, manca a tutti, figuriamoci a te. Allora, io, Valerio e Massimiliano non possiamo far altro che ringraziare con grande affetto Valentina e Micaela, che hanno fatto passare i nostri ascoltatori, come stanno dicendo in chat, questa bellissima serata in compagnia di Mirella Freni. Come diceva Valerio, domenica potremo ascoltare Mirella Freni nella Forza del Destino, con la presentazione proprio fatta da Valerio, dove io e Massimiliano facciamo gli ancelli gli umili ancelli. Beh, è chiaro. Gli umili ancelli, e lasciamo i nostri ascoltatori in compagnia di Mirella Freni con Io sono l'umile ancella da Adriana Le Couvreur. Buonanotte a tutti. Ecco, volevo aggiungere Paolo, orchestra del Teatro La Scala di Milano, edizione del 1968, a dirigere un altro grandissimo direttore, Antonino Votto. Benissimo. Una buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti e grazie di essere stati con noi. Ciao Michela, ciao Valentina. Ciao.
quando ero pazzo del duca di Norfolk. Ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quando ero faccio, ero sottile, ero sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile.